Facendo, non stiamo cercando, noi sappiamo dove stanno le cose. Noi, io cerco di orientarmi su questo, insomma. Cioè, in realtà la forma cambia, ma qualcosa è più vecchio di noi, cioè, e rimane nel fondo di ogni nostra rilevazione. Per me il rapporto tra l'arcaico è più futuro l'arcaico del futuro che ci raccontano, cioè è l'arcaico che ci tiene svegli in maniera, se io vedo una mappa delle città, delle antiche città che sono nella Mesopotamia, ovunque, sono stupefacentemente del futuro, cioè sono meravigliose, incredibili. Se vedo qualcosa che riguarda questa contemporaneità, vedo delle tracce molto più complesse, però io amo molto anche la mia contemporaneità, perché sono arcaico forse, questo è. Cioè, sono affezionato a qualunque luogo mi mette in condizione di fare un pensiero, un riferimento. Non ho risposto esattamente alla sua domanda, però ecco, quello che voglio dire è, non si può davvero non essere se stessi, cioè non entrare nel profondo di quello che si è un gravissimo errore. Quindi, secondo me, bisogna essere esattamente nel proprio momento. Esattamente arcaici in quel momento.